Mancano ormai pochi giorni alla commemorazione dei defunti, una ricorrenza molto sentita in città e come ormai consuetudine ci si prepara ad accogliere tanti visitatori che si recheranno al cimitero per portare un fiore nelle tombe dei propri cari. Nelle ultime ore, infatti, sei lavoratori della forestale impegnati nell'antincendio, sospesi lo scorso 15 ottobre, a cui sono stati affidati per 5 giorni i lavori di protezione civile assieme agli operai del comune, sono stati impegnati a ripulire il cimitero, la via Angeli e le vie di accesso al camposanto dalle erbacce infestanti. Erbacce rigogliose, poiché quest'anno il diserbo non è stato effettuato per il ritardo delle somme affidate alla direzione competente. Sui lavori di serbatura interviene un residente della zona che lamenta l'incuria e disservizi, in parte risolti durante la festività dei morti. Possiamo notare che c'è la grande pulizia straordinaria, cosa che dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe essere fatta almeno ogni 20 giorni da parte dell'amministrazione, perché è un fiore all'occhiello. Ricordiamoci che è un primo ingresso cittadino. La Via Angeli, il cimitero Angeli, dovrebbe essere un fiore all'occhiello per i cittadini, per i residenti che lamentano e lamentiamo sporcizia, marciapiedi con buche enormi e quant'altro. Io sono fin dall'anno scorso ho lamentato questo disservizio. In merito abbiamo parlato con il dottor Ruvolo, che ha contattato il dirigente della Caltambiente, la quale ci ha detto che con i tagli dell'amministrazione Gambisi non è prevista questa pulitura di erbacce, e passa solamente una spazzatrice ogni 10 giorni, diciamo una vecchia spazzatrice che non toglie niente, combina più sporcizia che altre cose. Ma io dico, ma è normale, siamo cittadini di serie B, ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B, se è normale una cosa del genere. In più non abbiamo né segnaletica sia verticale che orizzontale, cosa lamentata già espressamente. Abbiamo un plesso sanitario di invalidi civili con la quale non vi sono parcheggi per disabili, qua arrivano persone a far visita e non ci sono parcheggi per disabili, non esiste niente. Qua, come possiamo vedere, sono partiti i lavori al campo di bocce, sono stati stanziati 72.000 euro, mi sembra, una cosa del genere, solamente per lo smantellamento delle lamiere laterali e fare un riempimento del campo di bocce all'aperto con una soletta di calcestruzzo. Quando invece erano le cose più previste da fare erano la recinzione che non prevede la tinteggiatura, i muri di recinzione che sono tutti cadenti come possiamo notare, andiamo a guardare, e delle ringhiere che sono dei pannelli, delle ringhiere che sono 2 metri per 2 metri, cioè a dire se sono legati col trancafilo, col fil di ferro. È una cosa che è inaccettabile completamente. L'appello che voglio fare all'amministrazione è maggiore attenzione, più controlli, vigilare di più servizi. Paghiamo le tasse, più servizi. Non esistono residenti, cittadini di serie A o di serie B.